Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti all'episodio numero 67 di mio podcasting. Anche questo focalizzato sulla memoria storica dell'epidemia Covid, in particolar modo nella fase estiva di preparazione alla seconda ondata. Il link alla bloggata lo trovate in descrizione, dove praticamente trovate anche in questo caso una serie di fatti, anzi un muro di fatti con date, testate e titolo, che determina uno stralcio di un giornale, ordinati cronologicamente in relazione a breve sintesi dei verbali del CTS e quindi poi al termine una serie di eventi che giungono, sono stati registrati fino all'11 di settembre con una serie di dati e grafici statistici che accertano, aggiornati al 26/9/2020, la detonazione della seconda ondata. Comunque non è di questo che in questo podcast vi voglio andare a parlare. Se vi interessa la bloggata, ve l'andate a leggere. Io questa breve podcast vi farò una breve riflessione. Il bisogno non è un diritto. I cattocomunisti però pensano che il bisogno sia un diritto. Il bisogno non è un diritto, perché c'è chi sente il bisogno di ammazzare persone, di violentare donne e bambini, altri sentono la necessità di copulare in modo smodato con chiunque, altri ancora hanno il bisogno di mangiare continuamente, altri hanno la necessità di rubare per poter diventare rapidamente milionari, mentre altri sono attratti da collezionare ed archiviare meticolosamente oggetti e quant'altro, e moltissimi altri comportamenti indotti dai bisogni umani. Quindi il bisogno però non è un diritto. Quale avrebbe dovuto essere l'interesse nazionale italiano in un contesto di pandemia? Chiudere Schengen e sigillare i confini, ristabilendo la necessità dei controlli sul passaporto. Il virus non si trasmette con le merci, ma con i movimenti delle persone. Gli immigrati clandestini senza passaporto dovevano essere respinti, mentre gli immigrati clandestini già presenti in Italia dovevano essere rastrellati ed espulsi. La loro presenza è contraria all'interesse nazionale italiano. Il diritto di immigrazione non è un diritto. L'articolo 35 della nostra Costituzione subordina il diritto di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge, nell'interesse generale. Il diritto di emigrare svanisce se contestualmente c'è un danno palese agli italiani. In un contesto di pandemia, gli immigrati clandestini sono infetti. La loro presenza in Italia è contraria all'articolo 35 e 32 della Costituzione. A maggior ragione in una pandemia Covid in cui il ruolo degli asintomatici e pauci sintomatici è grandissimo. Gli immigrati clandestini scappano e diffondono il virus, mentre gli italiani sono costretti in quarantena con sanzioni penali. La presenza degli immigrati clandestini in Italia è contraria all'articolo 35 e 32 della Costituzione. Se pensate che queste affermazioni siano razziste, io vi invito ad andare a verificare la bloggata, dove un muro di fatti vi faranno emergere il fatto che gli immigrati clandestini scappavano. Ora, in un contesto di epidemia in cui il ruolo degli asintomatici e dei pauci sintomatici diventa importante, penso che lo possiate capire anche da soli. Gli immigrati clandestini sottraggono tamponi agli italiani. Tali tamponi potrebbero essere appunto usati per stanare italiani asintomatici e pauci sintomatici, ossia parasintomatici.
La presenza quindi degli immigrati clandestini in Italia è contraria all'articolo 35 e 32 della Costituzione. Gli immigrati clandestini, quando si ammalano, sottraggono posti di rianimazione agli italiani. Beni sanitari della rianimazione sono risorse molto pregiate e davvero molto scarse, quindi la presenza degli immigrati clandestini in Italia è contraria all'articolo 35 e 32 della Costituzione. L'interesse costituzionale italiano è quello di respingere gli immigrati clandestini, l'interesse costituzionale italiano è quello di rastrellare ed espellere gli immigrati clandestini. Oltre alle contestuali ragioni sanitarie causate da un contesto di pandemia, c'è l'interesse economico generale italiano. Nessuna di queste persone porta un brevetto per fare impresa in Italia e non servono braccianti generici in agricoltura. Invece PD e Movimento 5 Stelle hanno fatto una sanatoria in vista di regalare il diritto di voto. Dal governo Letta sino ad oggi sono stati sputtanati circa 4 miliardi all'anno in spese correnti nel business dell'Africa Ferries, quindi 7 anni per 4 miliardi sono circa 28 miliardi sputtanati nel business dell'Africa Ferries. Pensate a quante cose di molto più utile si sarebbe potuto fare con 28 miliardi di risorse finanziarie sottratte all'interesse generale italiano, ad esempio per darle ai disoccupati, per darle al Fondo Sanitario Nazionale, risorse sottratte alla ricerca scientifica e alle università, risorse sottratte ai terremotati, risorse sottratte a una ricostruzione più rapida dell'Aquila e quant'altro di importante ci possa essere. Non finisce qui. Gli immigrati temporanei regolari con visto non turistico dovevano essere respinti per ragioni di sicurezza nazionale. Obiettivamente, durante un'epidemia non si può andare a strasciconi per il mondo, ancorché in cerca di lavoro, peggio che mai quando in Italia ci sono oltre 3 milioni di disoccupati. Gli immigrati temporanei regolari con visto non turistico dovevano essere respinti per ragioni di sicurezza nazionale, cosa che non è stata fatta. Qualcuno si ricorderà i vari immigrati regolari del Bangladesh e del Venezuela e da altre parti che hanno occasionato numerosi focolai Covid, per forza, era ovvio, in un contesto pandemico in cui gli asintomatici e pauci sintomatici svolgono un ruolo così importante alla diffusione del contagio, anche uno scemo lo capisce che praticamente qui non si tratta di razzismo, si tratta di sicurezza nazionale, quindi di evitare i contagi di ritorno, che invece non sono stati evitati, anzi. I turisti, alias gli immigrati temporanei irregolari con visto turistico, dovevano essere respinti per ragioni di sicurezza nazionale. Obiettivamente, durante un'epidemia non si va a strasciconi per il mondo, ma si sta nel proprio paese. I turisti torneranno in Italia se e quando saranno stati vaccinati. Agli italiani doveva essere vietato l'espatrio, ammesso solo per ragioni militari o cure sanitarie, perché obiettivamente durante un'epidemia, anzi una pandemia, gli italiani dovevano restare in Italia. Per ragioni sanitarie le attività del terziario che implicavano assembramenti dovevano essere sospese. Così saremmo probabilmente arrivati ad infetti zero. Infatti il delta infetti al 20 di giugno 2020, dopo il lockdown, raggiunse il suo minimo assoluto, appena 116. Il 26 2020 c'erano 238.275 infetti, il 18 di giugno ce n'erano 238.159. fate la differenza oppure andate a verificare sul sito World Odometers e vedete che la differenza è di appena 116 unità. Quindi sarebbe stato davvero possibile per l'Italia raggiungere la quota di infetti zero in luglio e agosto 2020, dato che le capacità di processamento dei tamponi era all'epoca intorno ai 100.000 tamponi al giorno e in autunno e inverno le prospettive
poi sarebbero state rose, dato che saremmo arrivati con una situazione di infetti zero. Il coronavirus è nato in Cina, i cinesi, nonostante siano 1,3 miliardi, sono riusciti ad andare ad infetti zero. Non lo sapete, non ci credete? Andate a verificare su internet. Esistono tantissimi paesi che sono ad infetti zero o quasi zero, e in Cina dal 27 di aprile 2020 sono ad infetti zero. Ora, se ci sono riusciti i cinesi, avremo più di poco riuscirci anche noi, dato che siamo appena 60 milioni di persone. Con Schengen chiuso e la sospensione dell'espatrio, l'autarchia italica avrebbe sostenuto parte del settore terziario, azzerando anche i rischi di contagi di ritorno e quindi scantonando i rischi di futuri lockdown. Infatti, una volta raggiunto infetti zero, dopo aver guadagnato un cospicuo margine di sicurezza, si sarebbe potuto pensare anche ad aprire anche i servizi del terziario, quelli che normalmente cagionavano assembramenti, ma che avrebbero potuto, diciamo, essere aperti, dato che appunto una volta raggiunta la quota di infetti zero con un margine cospicuo, praticamente non ci sarebbero stati rischi di contagio. Le azioni hanno effetti, produrre effetti con provvedimenti è la definizione stessa di governo. Mi pare evidente, a mio avviso, che mantenendo aperto Schengen, quindi facendo entrare turisti ed immigrati regolari, e facendo uscire italiani verso l'estero, e quadruplicando l'ingresso degli immigrati clandestini liberi di circolare, si è cagionato una banale seconda ondata Covid per contagi di ritorno, che era facile da prevedere ed era anche agevole da scantonare. Ora c'è da chiedersi il perché di tutto questo.